grazie molto per questo contributo. Io approfitto che è entrata la dottoressa Venturi per ringraziarla pubblicamente per il lavoro che si è preso in carico in questi giorni insieme a Tolli e a Reghini, insomma credo sia stata l'anima dell'organizzazione di questa iniziativa, per cui molte grazie. Diciamo così, prima di entrare nel merito di alcune dinamiche che possono essere rappresentate dal percorso che il dottor Gregori spiegherà rispetto al regolamento concreto del Comune di Ravenna, all'intervento della dottoressa Panino sulla normativa nazionale, direi diamo la parola al professor Montecchio e al dottor Morelli per l'inquadramento più generale, iniziando proprio dal professor Montecchio, professore di patologia vegetale all'Università di Padova, ovviamente un esperto di alberi, cura anche un blog che si chiama www.alberi.blog, dove appunto si racconta e si parla e si concentra sulla relazione tra l'uomo e l'albero. La relazione ha il titolo Alberi esperti, uomini e alberi tra realtà e immaginazione, quindi ringraziamo per la presenza e lascio la parola. Grazie. Se parlo c'è altro, se tu temi. Perché si ritorna con una frazione di secondo di ritardo quello che stiamo dicendo dietro le due. Ci proviamo? Proviamoci. Allora, buongiorno e tanto grazie a tutti. Questa è la frazione di tutti. Non parlerà di alberi come forse vi aspettate. Mi è stato chiesto di partecipare a questo incontro, a questa rassegna di manifestazioni, portando un argomento che sto sviluppando da un paio d'anni, il termine di comunicazione. Io lavoro con le piante, con la, mi occupo di salute di alberi forestali, ornamentali, ormai da quando avevo 25 anni, da 56, quindi siamo arrivati fino alla fine, da qualche anno. E ho fatto tanti convegni in cui ho proiettato diapositive, ho parlato di malattie delle piante, ho parlato di potatura almeno sbagliata di altri. E nonostante questo, nonostante siano almeno 25 anni che l'Italia con regolarità c'è un forte messaggio di comunicazione verso gli operatori soprattutto, continuiamo a vedere, escludendo la vera capacità di quel mondo, continuiamo a vedere degli obbrobri assoluti, basta camminare per percorrere questa strada statale. E allora mi sono chiesto un paio d'anni fa, riusciamo fin dalla base a creare un proprio di alberi, cioè se il proprietario dell'albero, il gestore dell'albero, cioè colui che dal punto di vista politico amministra il rapporto comunque della cittadinanza, l'albero, riuscisse a innamorarsi dell'albero, forse sarebbe diverso, un po' come facciamo con il cane che è un animale di compagnia rispetto al maiale che non siamo. Beh, eppure l'animale è intelligente come il cane, il maiale è intelligente come il cane, vi posso assicurare però che io maiale lo mangio e del mio cane spendo una valanga di soldi tra pappa, veterinario e pensione. Se avessimo andato all'università ho preso una laurea veterinaria nel mio cane, probabilmente con gli stessi soldi lo spero figura. Ecco, allora proviamo con tutta la fantasia che vogliamo, chiaramente, anche esagerando, a dare un'identità quasi come fosse un albero d'affezione, non un animale d'affezione, ma un albero d'affezione. Proviamo a immaginare, molto spesso si dice guarda quell'albero antico, veterano, documentale, chissà quante cose ha visto, chissà quante potrebbe raccontarne. Bene, diamo di voce, proviamo la voce, proviamo a tirare fuori dei sentimenti, anche in modo ridicolo a volte, no? Proviamo a vedere se una forma di comunicazione verso il proprietario, che è quello che poi si sceglie l'arboricoltore, il giardiniere, quindi è lui che si assume la responsabilità. Se il mio carrozziere sbaglia a pinciare la mia macchina, certo, sbaglia il carrozziere, ma non sono scelto io, no? E quindi se noi riuscissimo con calma, nel tempo, nei prossimi anni, a comunicare ai proprietari di alberi che gli alberi non sono dei pali di legno e che la potatura è una amputazione, castrazio, chiamava Plinio, sono passati 2000 anni fa, 2000 anni, e ancora stiamo parlando di castrazione. L'amputazione di un albero è un'operazione chirurgica, non lo può fare chiunque, mi spiace. Non è possibile che il primo che si vuole reinventare un lavoro va a comprarsi una motosega e da giorno dopo si vede un lavoro. Non è possibile, non è possibile.
allora lo vedete mettere in comunicazione, e io penso che sia arrivato il momento proprio anche di parlare ai proprietari degli alberi. Quindi guarda che non è un pezzo di legno, un albero lì ti dà molto di più, e sostanzialmente anche se sta davvero programmato, fai fare con quello che ha detto la dottoressa. Ecco, questo è il paesaggio, no? Questo è un paesaggio di una nazione che era una foresta, è l'Islanda. Allora avete sentito parlare di Green Life, no? Noi viviamo insieme agli alberi, non ce ne rendiamo conto perché ci siamo abituati, perché sono immobili, parcheggiamo sotto un albero, sparcheggiamo sotto l'albero di casa nostra e non sappiamo se è magico o un poblano. Sembra normale questa cosa? È assolutamente normale. Come mai? Vado a trovare un mio amico e mi chiede che albero è in giardino, ma se l'hai messo tu? Ecco, bene che vada, come ti studiamo? Semplicemente un alice e un pino, eh? Una abete e un pino. Io ho una casa non calda, io sono tutto pimenta, ma vi posso assicurare che non conosco pimenta rosso, per intenderci. Ecco, vedete quanto manca nella formazione culturale della cittadinanza? Questo è l'unico caso di Green Life, non c'è un altro, non c'è un po' di verde e quindi non lo vediamo. Questo è il destino che stiamo sfiorando, prossimi decenni o forse anche secoli, ma ci stiamo avvicinando a questo, se no a uno dei nostri altri. Ecco, da alcuni anni per fortuna si dice, si parla di intelligenza delle piante. E io sono convinto che io, appunto, come vi dicevo, ho questo strumento di comunicazione che è un blog che si chiama Letteri Esperti. Esperto vuol dire far tesoro dell'esperienza, imparare dall'esperienza e comportarsi di conseguenza, cioè significa intelligente. Quindi io sono convinto che l'albero sia intelligente. Però provocatoriamente adesso vi voglio parlare di altri ignoranti. L'albero è ignorante, guardate questa foto. Dove vivo io, e non so se avvenga la stessa cosa, gli alberi sono ignoranti, perché dalle parti dove vivo io, ignorante non è il contrario di voto. Ignorante è chi ce l'ha mette tutta e anche un po' di più, con i mezzi che ha. A prescindere, magari non ce la fa, ma ci prova a testa bassa e ci riprova, come il pilone di una squadra di rugby. Io ho un amico che conosce molto bene, che Giovanni Moretti, che è uno dei veri visti vecchi a scuola, che alla fine della partita chiede: abbiamo vinto il converso, perché ha altro da fare per te. Deve portare avanti la palla, ecco, l'altro fa così. È una complicata semplicità. Sono molto identici che si ripetono verso l'alto, verso il basso, non sono molto identici, io lo sto proprio. Io vi sto dicendo cose che scrivo nel mio blog, quindi diretto al fruttivendolo del mio paese per intenderci. Poi Giovanni Morelli ha l'onere di andare nei dettagli e negli aspetti tecnici, morfologici e fisiologici. Però sono molto identici che si ripetono verso l'alto, verso il basso, foglie su foglie, rami su rami, radici su radici, ogni radice produce una radice. E qui vedete da questa foto quattro leggi che hanno deciso di fondere assieme le proprie radici, diventare un albero unico, perché l'unione fa la forza. Semplicemente è una struttura di comunità, è la scelta di questi alberi, perché potrebbero non farlo, di fondere le proprie radici e allargare e condividere quella struttura che serve sia a tenere in piedi l'albero, sia ad assorbire. È una filosofia vicente, è solo un piano di sopravvivenza. Guardate dove viene quest'albero, questo è proprio una fotografata perché è su un profilo, il mare è qui, è su una scogliera in pratica, no? E quindi devo mettersela tutta per sopravvivere queste piante. Campioni di sopravvivenza, molti a ottimizzare elasticità, rigidità, peso, volume, produzione e consumo, condivisione e competizione, perché gli alberi sono. Voi entrate in una foresta e gli alberi che ci sono quelli che sono riusciti a sopravvivere, trovando un modo di lasciare il lavoro agli altri, impedire agli altri di crescere più velocemente. Quello che noi vediamo in una foresta, soprattutto la foresta vergine, è il risultato della selezione naturale, cioè vince quello che è più forte. Chiamiamolo cattivo, perché chiamiamolo.
ignorate, ma avete voi, questa non essere d'accordo sugli incentivi. Sono capaci di preparare la fine di ogni autunno esattamente in quel punto, decenne che la primavera prossima potranno sostituire tutto quello che c'è sopra, riservando l'architettura complessiva in qualcosa di più funzionale. Ogni albero sa cambiare forma, imparando da quello che gli è successo. Soprattutto gli alberi che ormai hanno qualche secolo di vita, come sono cambiati nella forma in funzione di quello che hanno subito. Imparano, sanno costruire legno che regge come fosse una mensola, una branca molto pesante, se no non lo fanno perché gli sarebbe un servizio, del tutto inutile. Trovato il posto giusto, giusto ci si piazzano per sempre, però questa è un'immobilità solo apparente, perché nel tempo si muove. Questa è una fabbia, una quercia, e guardate quanto è ignorante quest'albero, cioè quanto intelligente è. Riesce a consolidare da solo delle branche per aumentare la probabilità che non cada quella branca. Condivide una base di linfatici, linfa, è esattamente questo, ma solo per la stessa cosa, è fusione di rami. Queste fusioni di rami di condivisione le vediamo anche fra alberi vicini della stessa specie, che non devono essere compatibili, perché vale il concetto del rigetto anche per la pianta, no? E qui sono ignorantemente competitivi, fino allo stremo, tutti farcela, e quindi sicuramente possiamo dire che abbiamo molto di imparare dagli alberi. Guardate questa foto della quale sono molto orgoglioso, l'albero che reinventa se stesso da un ramo. Se voi guardate questa foto, quello che vedete tutto l'altro è un albero. È esattamente un albero. A che altezza? A 2 metri di altezza. Su se stesso l'albero non si può costruire alberi. È pronto. È pronto. Ogni anno l'albero ha un anno di età. Tutto quello che c'è dentro, all'interno, si è diventato lì come sostegno fisico. È un torso rigido finché non gli conviene lasciarlo marcire in modo che aumenti l'elasticità in funzione del peso del volume che prende. Guardate questo leccio. Questo è un leccio, ma ci ho proposto la foto che ho fatto a un gruppo di miei studenti, giusto per darvi l'idea di dimensione. Quindi sono due foto che sono opposte. È un leccio che si è piegato 400 anni fa. Questo leccio ha grosso modo 1800 anni. È un leccio che si è piegato 400 anni fa. E non ha fatto una piega, scusate il gioco di parole. Ha semplicemente ricostruito degli alberi su se stesso, esattamente con questa strategia. Dice, beh, cosa faccio? Posso farcela? Ecco l'albero che ce l'ha pronta. In tutto e per tutto ha ricostruito un bosco a partire da un fusto che è diventato quasi orizzontale. Questo è l'amore, è l'apprezzamento verso gli alberi. Gli alberi sono dei grandi esploratori. Questa ancora una volta, io mostro molte foto di Fabia perché è un albero che amo particolarmente. E guardate questa foto, l'ho fatta la settimana scorsa. Se vedete la foto del solo albero, c'è un buchino alla base, quel buchino è quel bucone che vedete nella foto di destra. È un albero che ha attorno ai 1000 anni. E come ci è andato l'Inghilterra questo albero qui? Perché le farmie, le querce in genere, le farmie, hanno un bacino di diffusione che è dal sud-est asiatico una branca e una branca dal Nord America. Come ci è arrivato l'Inghilterra? Perché voi sapete bene che devi andare a spostare le piante di 2 chilometri, di 3 chilometri, ma qui stiamo parlando di migliaia di chilometri. Però vi leggerò questa cosa che è del tutto verosimile e che si racconta appunto la nostra vita e la nostra evoluzione. I nostri movimenti geografici, le nostre migrazioni sono fortemente legate alle migrazioni degli alberi. Quindi gli alberi si muovono, non camminano perché hanno una gamba, ma si muovono. Ma sono tantissimi gli animali che camminano non avendo gambe, no? Quindi dov'è il problema? Hanno più o hanno meno, una centinaia di milioni di anni fa, da qualche parte di quello che ora è sud-est asiatico, comparivano le prime querce. Le querce sono comparse molto dopo le conifere. Le conifere molto dopo le felci molto dopo i muschi, però adesso le piante teoricamente più evolute.
coraggiosi pazienti hanno lentamente colonizzato l'Europa e il Nord America, che avendo successo furono la generosa produzione di gambe e di gemme. Le prime autonome erano per colonizzare gli intorni, le seconde, le gemme, vincolate all'albero, capaci di adeguarne la forma secondo necessità, alto, stretto, veloce, basso, lento, largo. Le querce si sono diffuse ovunque, il clima glielo permettesse, aggirando gli ostacoli, semplicemente fermandosi in attesa che il maltempo finisse. Un maltempo che poteva durare qualche migliaia di anni e si chiamava glaciazione. Nel corso dell'ultima, che ha ricoperto la quasi totalità dell'Europa, ben poche sono state capaci di correre a sud più velocemente del ghiaccio. Alcune però ce la fecero, arrivando sulle coste del Mediterraneo e poi verso est fino all'Eufrate. All'inizio del periodo di benessere e di convivenza pacifica con il resto del mondo vivente. Dopo qualche millennio, però, perché questi sono i tempi degli alberi. Questi sono i tempi degli alberi. Quando noi vogliamo imporre il nostro tipo di albero, commettiamo una cosa che era etica. Non possiamo essere così frutosi da imporre dei tempi al nostro albero, in modo assolutamente brutale, per esempio, no? Cioè, separato da molto sempre. Dopo qualche millennio, però, il raffollamento iniziò a essere la causa principale di una accesa competizione per la sopravvivenza. Le piante per la luce, gli erbivori per le piante, i carnivori per gli erbivori. L'idea venne ad una quercia centenaria che godeva della stima di quasi tutte le altre. Questo raccontando una favola. Immagino che questa quercia si chiami Dhru e c'è un motivo. In sanscrito, Dhru significa quercia. In sanscrito. Stiamo parlando di quella zona del vicino oriente. Ragazzi, il ghiaccio si sta ritirando. O ci mettiamo un nuovo patto di convivenza oppure ci allarghiamo verso l'ora. Un passo alla volta, come abbiamo sempre fatto. Cerchiamo di plasmarci l'ambiente, perché noi sappiamo essere ambiente. Le più piccole preferiscono restare fino dove erano. E i loro discendenti sono ancora là, come il bordo del Mediterraneo. Sono i lecci. I lecci che sotto il sole cocente che arrivò di lì a poco, ispessirono le fonti. Le zone più interne calde poi ispessirono anche la corteccia e divennero sughere. Questa è l'evoluzione del genere quercia. Alcune temporeggiarono, fingendo di non sapere come arrivare il nord. Ma non spiego loro che bastava tenere il muschio sul davanti. Qui si vive. E così, tra alti e bassi, la maggior parte cedette alla tentazione di una nuova esplorazione. Lo fecero sommando i caratteri migliori che ciascuno aveva, creando ibridi mai visti prima. Voi cercate una famiglia con un grande difficilissimo. Hanno la capacità di ridarsi, ad esempio, a famiglie e opere, che è pazzesca. Sono ancora in piena evoluzione, stanno ancora camminando in cerca della terra promessa, come tutti, come una trota, come una carpa, come un libanese, come un veneto. Adeguarono la forma allo spazio, le foglie alla luce, la corteccia al caldo e le radici all'acqua. Dietro di loro si creò una lunga fila di scoglie, di uccelli per vivori vari, perché sapete, le querce non rincorrevano regole. Gli uomini fecero lo stesso,
assieme a 200 e gli articoli, sempre c'è l'interseguito, perché dentro le mosche di quercia c'è la commissione. L'idea della Olga, donna pragmatica e dei peli sulle gambe. Stanca di aspettare, quel giorno prese per capire il suo uomo e indicando la colonna di quercia con la clava che aveva in mano, esclamò: "Drum!" Questi sono i culturali di cui Dio chissà se è vero. L'uomo non capiva forse, ma ogni qualche chilometro Olga lo strutturava guardando avanti e urlando "Drum!" fisso in alto, in Britannia. "Drum!" Un suono strano, ma così convincente ad essere rimasto associato al legame fra quercia e uomini fino a diventare un culto. Il culto druidico. Vedete, il nome originale della quercia dopo millenni diventa ancora come Drum. In Britannia, in Inghilterra, dove sono arrivati il culto legato a questa quercia che dimostra anche la prossima. Drum che ha dato vicino a un'altra parola importante, Thor, porta. È come si chiama quel film di fantascienza? Quella porta verso un mondo diverso, parallelo. Porta, lo dice, la porta di la luna quercia, pensa un po'. Ecco perché ho fatto questa foto che vedete sulla destra, perché era mia tua. E poi guardate la quercia. Le due persone che vedete sono lì per dare un senso di dimensione. Questa qua, pianta, ha circa 1200 anni. E noi ci commuoviamo quando vediamo pianta di 80 anni, e se dà una pianta di 80 anni e fa danni, il giornalista ne parla e dirà che è una pianta secolare. E a me va benissimo tutto questo, mi va benissimo. Io adoro le persone che abbracciano gli altri, non ho quel tipo di indole, non l'ho mai fatto, ma magari lo faccio stasera o mattina, cioè, non ho con nessuna contrarietà. Però guardate questa pianta, e adesso di questa pianta vi mostrerò una cosa molto importante. Vedete quella parte centrale dove cominciano ad aprirsi le branche? C'è una zona bilanciata. Felice refugio è semplicemente marcito, si è spezzato, è caduto a terra, è caduto a terra, come tutte quelle branche laterali. Mi sto controllando l'orario, ma voi aiutate, lei mi face il no quando mi mancano 5 minuti. Guarda tutte quelle branche laterali, perché l'albero ha scelto di non averle più. È una scelta quella che l'albero fa. L'albero cambia aspetto, forma, peso, elasticità, man mano che interagisce con l'ambiente. E siccome l'albero ha un estremo bisogno di foglie, e la branca grossa non fa foglie, ogni tanto deve far cadere una branca grossa che non sa più fare foglie, o quantomeno non sa più fare insufficienza, perché da quel punto riparte tutti i rami giovani. Ed eccoli qui. Ed eccoli qui i rami giovani, che sapranno diventare albero. Ma in quella zona pianeggiante fra le branche che vi ho mostrato poco fa, che è questa, sapete cosa ho scoperto? Un bosco. Questa foto l'ho fatta esattamente nella zona centrale dove si inseriscono le branche. E se io stamattina vi avessi detto che questa è una foto che ho fatto a terra, in mezzo al bosco, mi avreste creduto. Un albero è un bosco. Se lo lasciamo alle sue dinamiche, se non gli imponiamo le nostre dinamiche, la nostra dinamica di che nessuno più vuole, la di foglia con un fusto e una chioma tonda, perché sono una tonda, non è bella, e la conifera con un fusto e una chioma tonda, perché sono una tonda, non è bella. Lasciamo agli altri la possibilità di gestire le proprie dinamiche, se vogliamo andare sani. Io lo dico da uno che si occupa di una tia delle piante. L'albero sano è l'albero che viene lasciato alle sue dinamiche. Poi è vero, ci sono parassiti che vengono lontano e alcuni di questi, rarissimi tra l'altro, che se si parla molto, sanno uccidere le piante. Ma i parassiti che convivono da millenni con le piante non sono patogeni, sono parassiti, nel senso che vivono a spesa della pianta, ma danno qualcosa in cambio della pianta. Danno qualcosa in cambio, ad esempio, delle tossine, che sono antibiotici, la penicillina è una tossina prodotta dal fungo che si chiama penicillo. Producono antibiotici che aiutano le piante a controllare l'esplosione di popolazione di altri parassiti. Quindi anche una normale quantità di parassiti è normale che ci sia in una pianta. E togliono, ad esempio, che tutto bene di parassitare. Non ho detto che sia bene. Quando noi prendiamo l'antibiotico perché abbiamo problemi di infezioni, ammazziamo i parassiti, i batteri del nostro intestino e dopo corriamo a prendere l'integratore.
se no non riesce neanche a vivere bene. L'albero ha bisogno di tutto questo. Guardate, questo è il lupus, è suoco, ci sono muschi, ci sono giovani piante, ci sono giovani alberi dentro un albero. Queste sono le meraviglie. E quest'altra? Questa è stata datata, una delle poche quercia che sono state datate finora, con isotopi radioattivi, e ha 1047 anni, qualcosa di simile, 1000 qualcosa di anni. Ed è una farnia. Sarebbe, se ce l'avessimo in Italia, sarebbe una delle più belle farnie monumentali in Italia. Ma ce l'abbiamo in Europa, dov'è il problema? Dov'è il problema? Dopo la Brexit, bene, sarà comunque nell'Europa geografica, cioè anche nostra, anche quella lì, intendo dire. E qui dovremmo essere felici e orgogliosi. Quello che dovrebbero essere un po' meno felici e orgogliosi, gli inglesi, che dovrebbero fare un'altra parte. Ma questo è un altro discorso, no? Però, questa lo sa, c'è un adagio popolare antichissimo, ripreso da Shakespeare, quindi sicuramente antecedente a Shakespeare, che dice che una farnia passa i primi 300 anni da bambini, da bambina, i secondi 300 anni da adulta e poi i 300 anni successivi in vecchia. Questa è già superata completamente in un decennio, quindi lei lo sa. E si sta moltiplicando. Questa è una giovane farnia, figlia di quella che vedete lì, che ho fotografato a un metro dalla base. Succede ovunque, succede dappertutto, succede anche sotto quell'albero che vedo dalla finestra, e noi passiamo con il cespugliatore. Perché non ci sono giovani piante sotto i nostri alberi delle nostre città? Perché li tagliamo? Oppure perché sono affogati nella strada? Ma gli alberi fanno sempre. E ne fanno tantissimo. Poi è una questione di fortuna, come vedete lì. Perché sapete quanto se ne fa una farmia? Fino ai 3-4 anni una farmia, una quercia di genere fa del poco se ne fa. Possiamo farlo. Fino ai 3-4 anni una farmia fa pochissimo se ne fa. È tutto inutile. La cosa servirebbe, farebbe delle piantine che restano in ombra, destinate a una vita misera. Poi se pensate, attesa di una farmia, far segno ai 40 anni sarebbe come pensare che una coppia di bambini di 4 anni possono fare un figlio, no? È proprio fisiologica la cosa, va spalmata e diluita nella temporale dell'attesa di qualsiasi altro tipo. Poi potrebbe essere una frattata. Invece frattate grande, io proprio l'altro giorno ho chiesto a mio collega che ha lavorato Fabio Guardiano. Sì, fa memoria. E questo fatto, senti, ma quante in una sua vita la farmia, quante piante fa? E mi dice, guarda, noi le raccogliamo. Grosso modo, adesso ti do un po' di un quintale all'anno. Un quintale all'anno, mediamente. Ora voi provate a utilizzare una pianta presa circa 5 anni. Provate a pensare quante migliaia di farmie potrebbero nascere da una singola pianta. Quello che non nasce è perché ci vuole fortuna, ci vuole tanta fortuna, perché una pianta è uno scrigno che contiene tutto quello che c'è perché quel seme possa diventare albero, quindi è ricchissima di sostanza organica, di nutrimento, di amido soprattutto. E quell'amido lì è alla base della catena alimentare anche nostra. Quell'amido lì se lo mangiano con grande piacere un sacco di insetti, di funghi, ma di articoli, no? Cinghiale o cinta senese arrivata allo stato bravo, cosa mangiano? Piante. Se non c'è abbastanza, arrivano, cambiano dallo stato e piante, non preoccupatevi, funziona così. Ghianda. Ghianda è un elemento male e quindi è ciclo la ghianda. Ci vuole fortuna, ci vuole tanta fortuna e quindi perché quell'albero lì sia arrivato per i suoi 1040 anni ha avuto tantissima fortuna, aiutato dal fatto che nessuno gli ha imposto dinamiche e forme diverse. Perché? Perché dentro è il castello di Windsor, cioè non è un proprietario che come aspettativa alla sua vita o al limite il suo figlio, è la tenuta di Windsor e di quella stare nei secoli successivi, no? E questo è l'importanza degli orti botanici, dei parchi storici, monumentali, dell'amministrazione pubblica di alberi, è questo che fa la differenza. Il privato non ha una visione così lunga. Lo dice uno che ha figli. C'era una volta una ghianda, aveva avuto
piante di cane deve avere una fortuna speciale per piantare con l'albero di due anni. Perché poi viene bloccato dalle lepri, e poi dai capriolo, e poi scopriamo che ci dà fastidio la vediamo noi, per tutta una serie di motivi. Però quella forma di gestione che a volte viene confusa con l'abbandono, ma la non gestione per scelta non è abbandono, è gestione. È che ci fa comodo chiamare la gestione o abbandono, incolto. Allora vi sembra che questo boschetto lungo il fiume Tamigi sia incolto? Può essere sì, perché per arrivare da dove sono io, il rifiuto che ho fatto a destra, all'angolo opposto, probabilmente mi serve un quarto d'ora perché è invaso dei roghi. Ma sapete che questa forma di rifiuto di manutenzione ha salvaguardato quel platano che vedete, che è il capostipite di tutti i platani che noi vediamo tutti i giorni. Il platano è stato inventato dall'uomo, quello che noi vediamo, incrociando il platano orientale con il platano occidentale. L'ha fatto a fine Settecento un gruppo di giardinieri del Porto Botanico di Oxford, e si sono messi lì a cercare un ibrido che fosse più adatto ai climi inglesi. Ed è venuto fuori questo platano di Ingrid, la ceriforia ispanica, lo si chiama Mobilas, e da lui ne rimangono cinque. Tutti i platani che noi vediamo, quando percorriamo la strada o quando ci capita, sono figli, ma non sono figli, sono cloni, perché il platano viene prodotto per Talea, sono geneticamente identici a questo. Questo è un monumento di assoluto valore, e guardate che non è recitato, chiunque può accedere, è mappato. A me fa veramente tristezza leggere che in Italia è stato censito il pino lariccio più vecchio d'Italia o del mondo, non ne ho idea, ma probabilmente solo in Italia e nel mondo, perché il pino lariccio non c'è in Wisconsin. Però nessuno lo sapeva dov'è. Ma perché? E allora c'è qualche foto che gira e si vede un po' di panorama, e qualcuno ha già chiesto di togliere quelle foto perché dal panorama si potrebbe più o meno capire da che parte del mondo è. Ma io lo voglio vedere, ho il diritto. Non vado a segare, lo so dopo. Nessuno è andato a segare questo prato. E poi cosa te ne fai? Di un pino lariccio mezzo, secco, sporco, che nessuna segheria comprerebbe. Cioè, veramente un approccio stupido, non è protezione degli alberi, nascondere gli alberi. Non lo è. Non lo è. Io sono dei musei aperti, per esempio. Io vorrei dei musei aperti che non ci fosse neanche il biglietto di ingresso. Però almeno ci sono delle situazioni in cui si può accedere a cultura. E questo è per me cultura, è storia della pratica. È storia anche della capacità umana di inventare il proprio. Gioia, gli alberi ci danno gioia, adesso velocemente, visto che il tempo lo tirano, vi racconto, gli alberi ci danno gioia. Prima di tutto, perché uno mette un albero in giardino? Perché uno si sente triste se non ha del verde in casa, e allora mette addirittura le piante dentro un appartamento? No? È pazzesca sta roba, cioè mio nonno non metteva le piante dell'appartamento, perché tanto viveva in campagna. E andiamo a cercarci le piante tropicali, perché sono quelle che meglio gli altri si adattano al clima del nostro. Ombra, potenzialità e tutte quelle cose che servono. 5 minuti. La presenza delle piante in genere, non solo degli alberi, ma del tempo, non soprattutto degli alberi, molto spesso diventano simbolo, addirittura di benessere, di uno status simbolo, simbolo anche di potere. Pensate alla foglia di quercia che rappresenta un sacco di simboli. Perché ci danno salienti gli altri, ci danno una gioia particolare, ci piace guardarli, perché si muovono, perché stanno diventando di plastica, diventeremo di cemento armato. È che ogni giorno cambia aspetto, a ogni stagione ci si mostrano diversamente, perché ci raccontano un sacco di storie. Questa è un'altra farma ancora, questa si chiama la farma del Parlamento,
riuscissimo a comunicare l'importanza anche di un tipo dal punto di vista emozionale degli altri, io mi rifiuto di credere che continueremo a massacrarli così, soprattutto negli ultimi. Bravo. Grazie. Soprattutto negli ultimi 50 anni, 50 anni, 60 anni, vi faccio notare che la motosega è stata inventata nel 1958. Io ce l'ho, prima non l'avevo la stanza, era la corrente elettrica, 380 volt. Il signor Steve l'ha inventata per agevolare il lavoro agli operai della sua sede di che così potevano tagliare, affettare i tronchi attaccati alla corrente elettrica, e hanno preso il motosega che pesa 100 kg. Ma il piano dopo ci hanno caricato sopra un motore scoppio 50 cc, ma ancora non era quel tipo di motosega che adesso è leggerissima e chiunque può bere, adesso vanno per fortuna di moda le elettriche, emissione zero sostanzialmente. La motosega è uno strumento chirurgico, come dicevo prima, che va messo in mano a chi sa usarlo. Non è possibile che io entri al primo concessionario di strumenti di questo tipo, e questo, scusate, non ho fatto un nome di una lampada, se volevo farlo, me ne metto, ecco, dico, adesso non so quanto, non si può leggere una cosa. Ma non è possibile che possa entrare proprio una, due, tre, dieci motoseghe e dal giorno dopo scrivo sul furgone anno ricordatore. Non è possibile questo. La recessione di Iran va fatta, se c'è un problema, vero. Il problema vero è di tipo fitosanitario, cioè c'è un ramo malato, quel parassita che potrebbe percorrere quel ramo e andare ancora più in su, allora lo taglio prima, se non c'è un'alternativa, chiaramente taglio quel ramo, ma devo farlo come fa un chirurgo quando ti taglia un piede fino al ginocchio, lo fa con un criterio, non lo fa perché gli è comodo lì, lo fa perché conosce l'anatomia, conosce la fisiologia, conosce le risposte, i tempi di reazione. E a me vengono i brividi quando vedo potare alberi a settembre. Mi vengono i brividi, perché tanto la pianta compartimenta. Ma cosa mette compartimento in 2 mesi? Io lo vado a dormire per 6 mesi o 5 mesi che si hanno e si risveglierà proprio con la base aperta, infettata dai parassiti. Mi fa avere una tristezza su tutto questo. Io vi chiudo molto velocemente con questa foto. Ci si può fidare dagli altri, fidiamoci, non ci fanno male. Guardate le statistiche, è più facile morire di una donna che un ladro in testa. Succede anche ladro in testa, ma succedono così tante cose nella vita, del tutto casuali, che non ci si può imputare a imporre forma di missione degli altri, solo perché c'è l'ipotesi che quell'albero lì, quando avrà 800 anni, perché se lo lasciamo crescere, lasciamo crescere, decidiamo. Non che siccome ha 60 anni da tagliare, perché devo tagliare un campo di 60 anni? Ma tanto si sa che vivono poco. Beh, ti dà fastidio. È un ecosistema magro, è tutto quello che vi ho detto prima, che vi avevo detto anche di più, credo. Dobbiamo avere fiducia negli alberi. Gli alberi sono quella cosa che assorbono tutta la rete carbonica e di quella rete carbonica che noi produciamo diventa il loro corpo, legno, nella fattoria delle carboniche. In cambio cosa buttano fuori? E non è che ci facciano un regalo, perché non sappiamo per dove buttarlo, semplicemente ossigeno. L'ossigeno qualsiasi piatto fa ossigeno, ma gli alberi, ma anche tutte le piante che abbiamo compreso lo smarino, sa catturare la rete carbonica e finché se la tengono dentro non esce, e non lo tagliamo. Marcisce, o lo bruciamo e non diventa rete carbonica, o marcisce.